Il fuoco ti affina. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi, in quanto partecipate alla sofferenza di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. 1 Pietro 4, 12-13. Non è sempre facile da accettare, ma sono convinto che le varie prove che attraversiamo contribuiscano ad affinare e perfezionare il nostro carattere, ed è per questo che dobbiamo essere risoluti nel cercare la volontà del Signore, tenendo ben chiuse le porte al nemico. Ti faccio qualche esempio per spiegarmi meglio. Ti si rompe la macchina e sei già in difficoltà finanziaria. Inizi a lamentarti o riesci a lodare il Signore perché hai piena fiducia in Lui? Litighi con tua moglie, cerchi la tua vendetta, parli male di lei, oppure la benedici e ti rallegri perché la discussione ti ha rivelato qualcosa che non hai ancora reso al Signore, qualcosa che insieme potete affrontare per diventare una famiglia ancora più unita? Il dottore ti annuncia una malattia incurabile, ti disperi, ti dai per vinto o ti rallegri perché hai l'opportunità di esercitare la tua fede e vedere la gloria di Dio operare nella tua vita? Potrei farti molti altri esempi, ma hai già capito qual è il punto. Ogni circostanza della nostra vita è un'opportunità per cercare la volontà di Dio e seguire l'esempio di Gesù. Rifiuta l'odio, la mancanza di perdono, la paura, la disperazione e cammina sempre nell'amore, con fede e speranza. Non temere le prove, sono la promessa della gloria di Dio. Grazie di esistere. Emmanuel Go.